L'armadietta, no? L'armadietta è enorme. Io già mi sono tolta di stare in ospedale. Questa mattina le contrazioni sono un pochino più intense. Stasera iniziamo l'iniezione per avere il bimbo. E in questo momento ho il palloncino. Ci siamo. Siamo vicini. Le contrazioni ogni... No. Ogni tanto? Ogni tanto. Non sono regolari, non è che fanno male. Insomma, lo sento, ma... niente di che. Infatti pure lo stile abbiamo detto ridi troppo, quindi non sono quelle giuste. Invece l'altra stile che ha monitorato mi ha detto che erano quelle giuste, quindi poi aspettiamo. Non lo so, noi aspettiamo. Hanno detto che, visto che me l'hanno messo a mezzogiorno e dura 12 ore, a mezzanotte me lo devono togliere. Io però alle 10 vado via perché finisce l'orario di visita di papà. Chi vuole? Vado subito a dormire. Sì. Aspettando la chiamata questa notte. Sì, perché Alessandro si aspetta che io lo chiamo stanotte. Non lo so, mi si sono rotte le acque, che vuoi che ti dico. In realtà non è così rapida la cosa. Io credo che loro me lo rimuovano e che questa notte mi lascino così, senza nient'altro, per vedere se fa effetto. E poi domani mattina, se non ha fatto effetto, mi metteranno la fettuccia. Bravo, lui al corso preparto ha imparato tutto. Ho studiato. Mi metteranno la fettuccia, che è imbevuta di prostaglandine, che è una sostanza che appunto aiuta l'utero a contrarsi. Tu come ti senti? Mi dai le due sensazioni. Un po' di contrazioni. Questa è la canzone che gli canta papi. E mamma pure. Pure mamma, però io sto proprio qua. E questa volta cerco di non sbagliare. Però se sbagli... si ricomincia. Io sono qui, dai non piangere, stringiti a me più che puoi, io ti proteggerò, non temere, non piangere, sono qua. Per ora tutto giusto. Sempre. E come sono andato? Bellissimo. L'hai detto tutta. L'ho saputa tutta. Infatti lui è scioccato, non sta messo per niente. Non si muove. Buongiorno, facciamo un aggiornamento. Oggi è il 4 di marzo. Ieri il palloncino ha fatto il suo effetto, torto verso mezzanotte. Dopo una visita con l'ostetrica mi hanno detto che un pochino di dilatazione c'è stata, che il collo si è ammorbidito e quindi questo è un effetto positivo che speravamo avesse il palloncino. Oggi aspetto la mia dottoressa, che dovrebbe arrivare fra un'oretta e mezza, e poi ci dirà come procedere. Io mi sento bene, le contrazioni un pochino ce le ho avute, ma niente di che. Quindi aspettiamo di vedere oggi la fettuccia, come andrà, perché la mia compagna di stanza ieri ha messo la fettuccia e dopo circa 10 ore è entrata in travaglio. Quindi chissà, speriamo, magari anche noi questa sera iniziamo il travaglio. E questa è panza a oggi. Bella alta ancora, mannaggia. Speriamo che oggi scenda. La fettuccia credo stia facendo il suo effetto, perché ho iniziato ad avere dolori alla parte bassa e dietro la schiena, dimmi. Più o meno forti. Sì, come lo metti ancora meglio. Io cerco di mantenere la calma e di non andare in paranoia con quanti minuti, non sto contando niente.
Sono arrivata appena adesso in ospedale e Federica mi ha detto che ha iniziato ad avere le prime contrazioni forti, quindi adesso salgo su e dita incrociate stanotte o domani. Domani! Dovremmo diventare genitori. Incrociamo, speriamo che vada tutto bene. Vado, la raggiungo. Allora, eccoci qua. Iniziate i primi doloretti. Sì, diciamo che questa sedia non è il massimo, i piedi. Che i dolori sono molto forti, eh? No, non sono molto forti, sono iniziati i dolori quelli veri, diciamo. Fai un po' fatica a parlare. Sì, perché mi prendono proprio spesso. Però quello che non capisco è che non sono le contrazioni della pancia, ma proprio la pressione sotto, questo senti senso di dover spingere, sì, che non può essere già arrivato, capito, al momento di spingere, quindi è solo la medicina, porca miseria, che accelera sta sensazione. Quindi siamo... che cosa ha detto la dottoressa? La dottoressa ha detto che domani te la levano, la fettuccia. Che non fa effetto, cioè se sì. Non entro in travaglio prima, cioè nel senso in realtà già l'ho cominciato perché già ce l'ho le contrazioni. Se non ha effetto domani gliela levano. E poi mi lasciano a riposo una giornata e poi venerdì ricominciamo le fleb. Prima spero di... io non credo di arrivarci sinceramente. Aspettiamo. Aspettiamo. Siamo vicini comunque. Sì. Intanto al monitoraggio stasera io faccio entrare pure lui perché non ce la faccio a stare sola. Però vedi, questa è la pancia, lei dice che è scesa. Piccola. Ah, lei dice che è scesa. Secondo me sì. È scesa. Fede purtroppo si è sentita male, ha vomitato un po' e adesso sta un po' meglio. C'ho sempre dolori però. Adesso andiamo al monitoraggio così vediamo che ci dicono. Ok, eccola, sta qua. Andiamo al monitoraggio. A vedere che ci dicono. È passata. È passata meglio? Sì, c'è proprio lui. E poi dopo scende. Mi ha fatto un po' preoccupare, sono corso a chiamare le infermiere. È diventata bianca? Mi ha fatto un po' preoccupare. Però sono stata brava perché ho preso un secchio. E tra l'altro siccome c'era la differenziata, ho cercato pure quello dell'umido. Dell'umido. Ma non c'era, c'era soltanto vetroplastica e metallo. E ho preso quello più vuoto. L'importante è che sta meglio adesso. Sì, ma un senso di liberazione immediato. Ma quando vomiti? Comunque ha detto che è la medicina che mi hanno dato. Ok. Queste cacchie mi dice. Ma sai che questo cuore è forte, sì. Come sono? Bellissima. Ma dai, c'ho la faccia stanca. Ma sei bellissima. Sei sicura? Mi devo ritruccare. Bella di sempre. Mi sono ritruccata, pensavo di dover aspettare domani con calma, invece qua si è intensificato tutto. Sono cambiate comunque, eh. Sono più intense. Te l'ho detto. Il grafico verde è più a picchi. Siamo passati alla flebo perché le contrazioni sono troppo regolari. Non è che siamo passati alla flebo, ma non si liquidi. I liquidi? E lo Spasmex per cercare di calmare le contrazioni perché sono troppo. Sta agendo troppo. Io non so che fare.
Aggiornamento delle 2.30. A Fede hanno tolto la fettuccia.